Ciao a tutti, benvenuti su Master and Servant. Io sono Ol, siamo qui assieme per festeggiare l'episodio numero 100. Spero di non fare serie più lunghe di così, però questa si è prolungata parecchio, anche perché abbiamo deciso di vendervela come let's play al termine del Master and Servant. Ed era la mia prima partita. Sono mediamente soddisfatto, sono molto soddisfatto di quello che è successo e mi sono divertito, quindi è una vittoria. Cosa stiamo facendo? Dobbiamo prendere Creta e poi ci mangiamo gli ottomani. Quasi tutti, probabilmente me li mangio tutti. Adesso vediamo un po' come sarà il Liberty Desire. Questo cercherò di mangiarmelo tutto, tutto, tutto. Molto probabilmente. Con la caduta di Creta dovrei avere il via libera. Qua perdiamo 100 ducati, certo. Abbiamo 17.000 ducati sotto il culo. Magari potremmo anche fare il canale Suez, ma non lo faremo. Questi 44.000 mi stanno morendo. Vai qui. Cosa succede? Un'offerta che non possiamo, va bene, rifiutare. La rifiuteremo. Stiamo integrando la Polonia. Tennessee intanto ha rotto un po' il cazzo, ma andiamo a schiacciare. Aspetto proprio la caduta di Creta. Creta è caduta. Perché non ho il 100%? Cosa rimane in piedi? Questo è tutto giù. Perché non mi dai il 100? Blocked. Ah, by ottomani. Sinai. Sinai. Dove cazzo è? Sinai. Dove sei, Sinai? Questo? Boh. Ok, la mia richiesta è tutto ciò che sta sul bordino. Qui perché devo andare a spaccare. Cosa mi dà qua? Una collezione, chi se ne frega. Dobbiamo spaccare cose. Tutto il bordino. Voglio anche questo. Me lo dà. Perfetto. Se io chiedo anche questo, mi dà tutto. Così non ci pensiamo più. Qua cosa succede? Ci becchiamo un sacco di incazzatura, eh? Però ci togliamo questo problema. Prendiamo tutta la zona. Allora, queste qua che ho evidenziato servono, assolutamente. Questo serve, sì. Il Sinai in realtà no. Non me ne faccio niente. Questo mi serve tutto. Questo mi serve tutto quanto. Questo mi potrebbe servire, però non lo voglio prendere, non adesso perlomeno. E questo mi serve solamente per bloccare i marocchini, perché poi rischiano di venire su a rompermi le scatole. Invece così metto i miei due fortini, anzi costruisco un forte qui e ci siamo. Così ci becchiamo un'aggressive expansion mortale, però diamo tutti i territori in giro, quindi vogliamo anche tantissimo denaro. Costa un sacco, ma ce la possiamo permettere. Io la faccio. Guerra coloniale. Ok. Ora, con questa guerra coloniale, io mi potrei beccare una collezione di questi. E soprattutto i mamelucchi sono pericolosi. Ma i mamelucchi ce li gestiamo dopo. Ok. In realtà abbiamo solo gli ottomani contro e non ce ne frega una ceppa. E i mamalucchi adesso li spacchiamo. È la prossima guerra che facciamo. Allora, prima però gestiamo le cose. Lo so che ho un'overextension altissima. Non importa perché assegno i territori. Quindi questo qui me lo tengo, mentre questo lo do ad Algeri. Quindi devo andare nel subject. Oltretutto è incazzato. Grand Province. E gli diamo Tubac. Poi
Fezzan. Poi, questo è Sirt. Poi, questo è Bengasi. Questo Quindi gli algerini dovrebbero... Sono ancora incazzati? No, non è possibile, gli ho dato un sacco di cose. Dovrebbero abbassarsi qua. No, anzi, peggiora. Boh. Dovrei stenderli poi se si incazzano. Potrebbero ribellarsi. Ok, placate local ruler potrei andare sotto così, ma ancora un po' di più. E ce la teniamo buona. Ok, questo è fatto. Qui invece, qui, io non le voglio tutte queste territorie, anzi me li integrerò poi. E quindi io li do alla mia personal union. Oppure me ne frego. No, no, c'ho un'overextension da paura. Un po' come siamo messi. Overextension 14 ad Ama. Ah sì, questo sono da fare. Ho un 85 di overextension, quindi mi conviene smaltire un filino di territori. Potrei darli fino qua. Potrei dare da Sugla in poi. Ok, quindi Polonia, Grand Province. Sugla. Grant, questa è Mentese. Ok, poi Grant, questa è Tecche. Poi Grant Isel. Poi Adana. Così io mi tolgo un sacco di cose. Antiochia l'ho già presa. C'è tutta la parte della Grecia che quasi quasi mi tengo. Però adesso ho un'overextension più bassa. Molto più bassa. Alexandria la voglio assolutamente. Creta la potrei dare a Polonia. Sì. Tessalico. Eboea. Dov'è Tessalico? Questa qua. Anche questa potrei dare la Macedonia, il Kosovo. Questa zona qui la potrei dare in realtà. Ma mi dà poco, pochissimo. E sì, facciamola. Ok, spendiamo tutto quello che c'è da spendere. Mandiamo dei convertitori automatici. Non abbiamo rivali, lo so, c'è solo la Russia che è rivale, lo sarà più avanti. Ok, abbiamo perso zone. Bene, questo lo dobbiamo prendere, ce lo teniamo. Assolutamente. E siamo pronti per fare guerra. Voglio Qusair. E vai, cos'è questo? 21 di legittimità è bassissimo, vabbè. Allora, c'è un po' del lavoro da fare qua. Questo lo mandiamo giù, questo lo mandiamo giù, questo lo mandiamo qui, questo lo mandiamo qui. No, in realtà questo qui non lo mandiamo qui, ma lo mandiamo qua. Ci posso andare? Questo lo mandiamo qua, anche questo. Ce le ho tutte? Tutti impegnati? Qua su c'è qualcuno? Sono questi 22, 32, questi lasciamo qui perché si incazzano fra un po'. Ok. Stiamo a 5 perché il loro numero non mi preoccupa un granché.
Cairo è finito. Bene, andate in pace. Ok. Cos'è successo? Questi 38.000 qua? Andiamo a spaccare così. Ci sono già in capitale. Bravo, bravissimo. Qua arrivano. Ottimo. Adesso facciamo cadere i forti. E qui a Fezzan, intanto, prima di dimenticarsi, ok, non è ancora un core, quindi non possiamo fare un forte per il momento. Ah, ma c'è Giufra. Però non possiamo aumentarlo. Vabbè. Ok, dopo faremo un forte anche lì, tanto per... Questo è caduto. Bene, andiamo a spaccare questo gruppo qua di armati. Definiamo i cosa vogliamo? Questo, basta, se ce lo dai abbiamo finito. Perfetto, un po' di denaro anche, tanto. Tanto denaro, war rap, non ce lo dai. Denaro, perché no? Ok. E se voglio solo il war rap, me lo dai? No. Perfetto, io voglio questo, davvero? Voglio anche il Cairo. Perché è ricco. Ma chi se ne frega. Vai. Finita la guerra. Ok, la guerra è finita. Andate in pace. Perfetto, ora stiamo un po' in pace. E questi qua, dobbiamo vedere dove possono stare. Alexandria. Questo deve andare qua. Ma ci sta lì? Ma neanche morto. Rosetta. Questo è qua. Ok. Direi che siamo a posto. Forse questo l'ho portato in giro? Sì, va bene. Ok. Abbiamo recuperato i nostri territori. Non ve li do, mi dispiace. Perché siete dei rompicoglioni. E poi andiamo contro i marocchini. Per quello là. Per quello là. Ok, gli ottomani ora sono incazzatissimi. Sono in guerra con chi? Con l'Armenia. Ma dai. Sì, lasciamoli guerreggiare. Ok, mi interessa migliorare relazioni con l'Algeria. La Russia ci chiama in guerra contro Xiang Changzhen. Dove sarebbero? Ma come faccio ad arrivare lì io? È vero? Certo, gli mando una delegazione russa. Andiamo a mandare 22.000 uomini a fare dei danni. Si prende un leader. Ma come ci arrivo, davvero? Vabbè, questi andranno a morire così male. Ci mettono 7 giorni. Io invece voglio fare guerra contro l'ultimo isoletta del cazzo. Che oltretutto è in guerra, davvero? Subitissimo, subitissimo, subitamentissimo. Questi 22.000 uomini li mandiamo su Rodi. Che non l'avevo vista prima, ma Rodi mi interessa tanto perché in realtà fa parte del Mediterraneo. Poi non c'è altro, c'è il Marocco, che è l'ultimo ostacolo che ho per la conquista del territorio. Poi spero magari che per qualche motivo, entro il 1800, queste zone, ma non sarà mai vero, tornino sotto il controllo ottomano o armeno, ma non penso. E così, insomma, vediamo se riesco veramente a prendere Rodi.
Tanto ci sono già 19.000 uomini pronti a calare su Rodi. Questo è a posto. Vediamo un po' il desiderio di lo scazzo. Quanto scazzo abbiamo? Un sacco. In realtà, puttana neanche troppo. Mamaluki, Atene, vabbè, così gestiamo. Bravissimi. State su. Bravissimi, Angerini, bravissimi. Tax it. No, no, tieni. Ci vogliamo bene noi. Ok, qua abbiamo un Mekkor perenne. Bravissimi, bravissimi. Io ho dei core da fare adesso. Tanti core da fare. 62% di overextension. Possiamo investire in denaro. Cosa succede qua? No, perché? E qui è morto. Mimper, Ancona. Ah, questi qua. Mamma mia. Due maroni. Sono gli italiani? Si sono incazzati. Qua c'è gente. Vabbè, li gestiamo. Allora, qua ho 30.000 uomini che iniziano a fare un po' di danni. Io volevo spendere anche dei punti. Vabbè, spendiamoli. Madrid. Pam pam. Ok, qua. Davvero, Portogallo ancora messo così male. Qua c'ho 1.000 uomini. Allora, mandiamo questi qua. Qui. Questi qua li mandiamo qui. E questi qua li mandiamo qua. Qui, qua. E ci ragioniamo, insomma. Prendiamo Rodi. Bravi, bravi. Ho due guerre. Miei 22.000 uomini in Russia. Lo so, questa rivolta non ci voleva perché ho gente scontenta, errore mio. Adesso facciamo la guerra. Però ero prima curioso di vedere dove sono i miei omini in spedizione a V. Questi sono ancora questi. Questi sono qua. Avevo messo 20.000 uomini da qualche parte. Boh, non so dove li ho messi. Vabbè. Dobbiamo far roba, ragazzi. Dobbiamo far roba. Mi stanno portando via l'Italia. Più o meno. Galizia. Ok, il nostro tempo è scaduto, quindi direi che chiudiamo questo episodio 100 con una super Spagna che ha preso tutto quello che doveva prendere dalla zona, con una super rivolta in casa e con gli ultimi due rimasugli di Mediterraneo non ancora sotto il nostro controllo, uno che stiamo per conquistare e l'altro che conquisteremo a breve. Contro il Marocco, che comunque è l'ottava potenza del mondo. Ciao!